Buongiorno a tutti, intanto ringrazio per l'invito e porto i saluti anche dell'assessore Grieco, che è l'assessore ovviamente all'istruzione e alla formazione, perché ovviamente le politiche di cui parlerò sono appunto politiche guidate da questo assessorato. Diciamo che quello che è stato detto dai miei predecessori è assolutamente in linea con quello che sta facendo la Regione, anche, non solo quello che ha fatto, ma anche quello che farà. In prospettiva io parlerò soltanto di una delle azioni che riguarda il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, però in realtà diciamo, la logica è proprio questa, cioè cercare di fare in modo che sia le scuole ma anche altri organismi come l'ITS facciano in modo attraverso il coinvolgimento delle imprese di far sì che le figure professionali che si creano siano assolutamente attinenti a quelli che sono i fabbisogni delle imprese stesse. Quindi questo è assolutamente diciamo un punto di riferimento per le politiche regionali e su questo devo dire che anche in prospettiva ci saranno tanti investimenti del Fondo Sociale Europeo, tant'è che appunto anche gli stessi ITS che fino appunto all'anno scorso erano finanziati soltanto con fondi nazionali, con l'utilizzo invece del Fondo Sociale Europeo attualmente in corso, appunto si sta chiudendo proprio in questi giorni la valutazione dei percorsi ITS finanziati col Fondo Sociale. Passiamo attraverso questo investimento da 3 corsi finanziati all'anno con fondi nazionali a una quindicina di corsi, quindi con un incremento dell'offerta formativa molto rilevante. Devo dire che quello legato all'energia e ambiente è un ITS storico, cioè esiste diciamo dal primo ciclo di programmazione regionale su questi temi e quindi è per questo che insomma, ci fa anche piacere presentare un'eccellenza di questo tema, diciamo, di questa linea di intervento. Ricordo inoltre che questo ITS è stato valutato per la prima volta con il sistema di monitoraggio nazionale e su tutti gli ITS nazionali è stato uno tra gli ITS che ha avuto una premialità, quindi una premialità di fondi, per cui anche qui diciamo, credo sia la massima soddisfazione sia per la Regione che per poi diciamo, chi segue direttamente, chi svolge l'attività direttamente l'ITS e qui è presente in sala la dottoressa Basilico che magari dopo inviterò per dire 2 parole sulle attività più di dettaglio. Allora, vabbè, oggi il tema è l'alternanza, quindi all'interno di questo convegno. Ovviamente anche l'alternanza è uno dei temi che è all'interno delle attività dell'ITS e siamo nella logica ovviamente di quello che è il rapporto tra scuola e mondo del lavoro. Voi sapete che con la Buona Scuola, e poi c'è un intervento specifico su questo tema, c'è stato un rafforzamento di queste attività. Anche questa diciamo, è un'attività che noi come Regione finanzieremo in aggiunta, diciamo, a quello che avviene nell'ambito dell'ITS, perché appunto questo rafforzamento, come vi dicevo prima, tra mondo del lavoro e scuola è sicuramente un tema prioritario a livello politico. Nell'ITS come funziona? Allora, diciamo che l'ITS, per chi non li conosce, sono delle fondazioni che hanno ovviamente una natura privata, però in realtà poi alla fine operano come se fossero dei soggetti pubblici. Anche loro ovviamente hanno un metodo che è basato sull'alternanza, cioè sul fatto che si mescoli, ci sia una quantità abbastanza rilevante di ore dedicate allo stare in impresa o comunque a svolgere delle attività pratiche. La differenza rispetto, diciamo, all'alternanza è che i ragazzi che operano che sono, diciamo, studenti di ITS sono ragazzi già diplomati. Attualmente la normativa è così, ci sono poi delle innovazioni, probabilmente potranno partecipare anche ragazzi che hanno fatto per esempio gli FP con dei passaggi appunto al quarto anno, quindi si sta cercando di trovare delle passerelle che consentano magari a chi ha fatto, diciamo, scelte diverse dal percorso quinquennale di studi di poter partecipare anche a questo tipo di attività che comunque è altamente qualificante. Ecco, attualmente appunto come vi dicevo è aperto un bando. Ecco, una piccola parentesi che trovate qui in questa slide è quella legata ai politecnico professionali.
Questo è un tema relativamente innovativo che si è sviluppato in Toscana negli ultimi 2 anni. Non tutte le regioni lo stanno facendo, però è un altro modo attraverso il quale protagonista la scuola si cerca di fare, come dire, di fare in modo che questo rapporto appunto con il mondo del lavoro sia rilevante. Ne parlo qui perché ovviamente il Politecnico Professionale è capitanato da un istituto tecnico o professionale. Obbligatoriamente partecipano al partenariato del Polo le imprese, ovviamente, agenzie formative, ma anche gli ITS. Questo perché all'interno di queste filiere, di questo sistema di governance territoriale, in Toscana ce ne sono 25 di Politecnico Professionali. Ci sia la possibilità davvero di creare un sistema di dialogo territoriale, quindi di governance, che è finalizzato ovviamente a questo che ci siamo detti, cioè alla fine poi diciamo l'azienda deve avere la figura professionale di riferimento, ma l'obiettivo poi principale anche delle politiche regionali e a livello europeo, anche questo insomma lo sappiamo tutti, c'è sicuramente l'occupabilità. Dei ragazzi che vengono formati, e quindi diciamo un doppio obiettivo. Diciamo che gli istituti tecnici superiori, un po' ve li ho illustrati, ecco, la cosa importante è che ora ci stiamo sviluppando in aree tematiche. Come vi dicevo, diciamo, questo tipo di attività ha avuto nel tempo uno sviluppo, cioè come se la Regione in un primo momento avesse sperimentato dal 2008 con 3 fondazioni, una di queste appunto storica è proprio quella di energia e ambiente, poi però quando ci siamo accorti che l'occupabilità di questi ragazzi, in Toscana parlo perché ci sono anche degli ITS in Italia che non sono proprio delle buone pratiche sotto questo profilo, si arrivava a dei livelli di occupabilità dei ragazzi diplomati che sfiorano l'80%, quindi il risultato, non avendo mai investito risorse regionali fino ad oggi, è molto importante quindi questa ricaduta anche dei fondi nazionali. E quindi, scusate, abbiamo sviluppato ancora di più le aree di riferimento. Le aree che vedete sono naturalmente disciplinate da una normativa nazionale, quindi la Regione si muove nella propria programmazione su, come dire, un quadro normativo che è di carattere nazionale, però poi l'attività di programmazione è di competenza regionale. L'analisi del fabbisogno, di quello che può essere l'esigenza delle imprese sul territorio diventa regionale. Come vi dicevo, allora, le prime 3 fondazioni che si sono sviluppate hanno riguardato la meccanica, energia ambiente e il Made in Italy, in particolare il sistema moda. Poi abbiamo sviluppato anche altre attività, in particolare, diciamo, dall'anno scorso diciamo, si stanno attivando e sono attualmente costituite altre fondazioni dedicate alle scienze della vita, quindi alla sanità, per cui, diciamo però più sulla parte ricerca, non sulla parte quindi più farmaceutica e quant'altro. Poi ovviamente abbiamo il turismo, perché il turismo era veramente un elemento che mancava ed è uno degli elementi che caratterizza maggiormente il nostro tessuto produttivo. La mobilità sostenibile, in particolare per la parte legata alla nautica, quindi diciamo abbiamo anche qui uno sviluppo molto, molto interessante, e poi quindi il Made in Italy l'abbiamo detto, quindi più o meno gli sviluppi sono questi. Abbiamo queste diciamo fondazioni, ecco, mi sono dimenticata l'agribusiness. Anche l'agribusiness, che rientra appunto nel Made in Italy, è un tema che insomma ovviamente mancava e l'abbiamo sviluppato, per cui diciamo forse in questo, oltre all'energia ambiente, anche l'agribusiness magari poteva avere delle attinenze all'iniziativa di oggi, però ci siamo naturalmente concentrati su quello forse più rappresentativo. Ecco, vedete che abbiamo quindi il nostro ITS legato appunto all'energia ambiente, che è collocato a Siena, in particolare l'istituto capofila è l'istituto Sarrocchi, però la fondazione ha una sua autonomia, è diventata completamente autonoma, e quindi diciamo la collocazione però territoriale è quella legata alla provincia di Siena, anche se ovviamente i corsi e tutte le fondazioni ITS che sono in Toscana devono avere un respiro regionale.
voi pensate al turismo, piuttosto che è ovvio che loro organizzano corsi magari sul territorio di Siena, poi hanno anche delle sedi distaccate, quindi possono garantire anche una presenza più ampia sul territorio, però diciamo, i corsi sono rivolti naturalmente a tutti diciamo, gli studenti toscani, e perché no, ci interessa anche attrarre magari altri studenti che vengano da altre regioni. Diciamo che gli ambiti applicativi sono quelli, insomma, classici dell'energia ambiente. Vedete che insomma, voi siete più, la platea sicuramente è più esperta di me su questo tema, però abbiamo appunto un tipo di attività che può essere utilizzato in vari ambiti, e la figura professionale è interessante anche per quello. Ecco, la cosa che vi dicevo, la partnership, cioè come è costituito un ITS, in particolare quello di energia ambiente. Sempre per norma nazionale è obbligatoria la presenza, come vi dicevo, di un istituto tecnico professionale che ha fatto, diciamo, nella fase di avvio da capofila. Però le agenzie formative, sempre per un discorso legato appunto anche alla definizione delle competenze, a uno sviluppo legato più al mercato del lavoro, e ovviamente la cosa più importante, l'elemento che contraddistingue la qualità, diciamo, anche dell'ITS, è proprio la presenza delle imprese, e quindi diciamo questo elemento è molto molto importante. Ovviamente qui ci sono anche delle cose in più rispetto a quello che prevede la normativa nazionale, tipo per esempio gli ordini professionali o le associazioni, mentre invece obbligatorie ancora sono università o centri di ricerca, quindi la norma ci chiede questo, e in più gli enti locali, sempre per un discorso legato alla rappresentatività appunto del territorio e alle istituzioni. Il corso che, diciamo, tradizionalmente viene svolto presso l'ITS è quello di tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici. Vedete qui un po' quali sono, ecco, per esempio le aule che utilizzano diciamo, la fondazione per svolgere corsi, e come poi invece, ecco, c'è anche la parte dedicata alla pratica e quindi alle attività svolte, diciamo, all'interno del corso, ma come alternanza e come attività più pratica. Il corso come si divide? Vedete che diciamo, complessivamente sono 2000 ore, quindi sono un paio di annualità. Abbiamo quindi unità formative per 1200 ore e 700 ore di stage estero. Vedete che anche qui l'aspetto della mobilità è assolutamente coerente con il progetto che siamo, insomma, che ci ospita oggi, con la presentazione del progetto che ci ospita oggi, perché appunto la parte estera è un elemento che comunque viene messo all'interno del percorso formativo. Poi ovviamente vedete che anche la parte delle unità formative prevede non solo la parte teorica, ma anche appunto la parte laboratoriale, quindi anche nell'ambito, diciamo, delle attività d'aula, tra virgolette, c'è una parte appunto più pratica rispetto appunto agli elementi, diciamo, alla lezione frontale tout court. Vedete anche per quanto riguarda il piano didattico, ora io non entro poi nei dettagli, però anche per dare un'idea di quello che viene, di quali sono poi le competenze che vengono sviluppate. Ovviamente in tutti gli ITS c'è sempre diciamo, all'inizio, quando viene fatta l'attività di selezione, una messa a livello dei ragazzi partecipanti, in modo tale che possano tutti partire appunto con le stesse capacità o le stesse competenze. Nella parte più tecnica professionale, vedete, appunto, ci sono elementi legati appunto proprio alla parte ambientale, di energia ambiente, quindi dalle emissioni, sistemi energetici, fino ovviamente alla legislazione che disciplina appunto questo specifico ambito di attività. Ecco, la cosa che ci interessava poi anche dire, che poi un po' anche il tema del convegno di oggi, è come si sviluppa poi l'alternanza all'interno, diciamo, l'abbiamo vista anche un po' prima, quindi attività di laboratorio, formazione teorico-pratica, stage, quindi oltre 6 mesi realizzati in azienda nell'ambito di queste 2 annualità di corso, però ecco, anche a questo si aggiungono per esempio anche le visite didattiche, attività seminariali, e poi ecco delle testimonianze del mondo imprenditoriale, perché ovviamente, diciamo, anche questi aspetti sono molto importanti per l'apprendimento.
Ecco, il tirocinio, lo abbiamo, come vi dicevo prima, sia in Italia che all'estero, e ecco, l'ITS per quello all'estero utilizza spesso, quindi si avvale di quelli che sono appunto i progetti a carattere europeo, come nell'ultima programmazione, l'Erasmus+. Non, devo dire che, insomma, credo che sia una scelta cioè specifica di questo ITS, perché non tutti poi hanno lo stesso tipo di impostazione, vi dicevo, ogni fondazione autonoma, però credo che sia appunto una scelta molto intelligente, oltretutto appunto, diciamo, in modo tale che la stessa fondazione acquisisce in questo modo delle risorse aggiuntive rispetto a quelle date sia dallo Stato che poi dalla Regione. Per poter garantire ai propri studenti diciamo, un percorso ancora più qualificante. Ecco, alcuni poi, tanto per dare idea, nell'esperienza che ha svolto, diciamo, l'ITS in questi anni, vedete che quali sono stati i paesi con i quali si sono interfacciati, quindi dalla Germania, insomma, alla Lituania, eccetera. Quindi, diciamo, molti paesi dell'est. Ora non so se è un caso, però insomma, è capitato col partenariato, diciamo, nei paesi dell'est, però magari in prospettiva, insomma, ci si può sicuramente lavorare. Allora, ovviamente, vabbè, qui credo che, insomma, siamo in un convegno nel quale prendiamo atto di quelle che sono un po' le risultanze dell'utilizzo se non ho capito male, di un Erasmus Plus o comunque di programmazione europea, e ovviamente, diciamo, abbiamo vari tipi di vantaggi legati all'utilizzo di questi programmi, sia nelle soft skill dei ragazzi, insomma, che partecipano, ma soprattutto uno degli elementi è appunto la lingua inglese, che è un passepartout, diciamo, a livello di competenze, che può aiutare a uno sviluppo occupazionale assolutamente positivo. Beh, qui la parte laboratoriale, vedete, insomma, che vengono fatti, come vengono sviluppate le varie misure, vedete anche un po' di macchinari che l'ITS mette a disposizione per svolgere queste attività. Ecco, il tema del laboratorio è un tema molto importante, perché ovviamente occorre, e questi istituti, insomma, si stanno muovendo in questo senso, occorre da un lato, diciamo, raccordarsi con l'impresa, che a volte mette a disposizione il proprio laboratorio, non solo nella parte appunto di stage, però diciamo, lo stesso ITS deve poi avere dei laboratori consoni per poter svolgere questa attività. E ecco, i laboratori specifici, insomma, di una materia come quella ambientale, abbiamo visto le tematiche che vengono insegnate in questo percorso, sicuramente anche i costi legati all'attrezzatura, eccetera, sono dei costi in cui l'ITS e la fondazione ha investito molto. Sì, ci sono appunto, vabbè, varie sezioni, vedete, insomma, che sviluppano le attività. Ovviamente, ecco, una cosa interessante è che il laboratorio è completato anche da aree sperimentali esterne, per cui non solo il laboratorio, ma poi diciamo, la collocazione fisica di dove vengono svolti i corsi poi consente anche lo sviluppo di questo tipo di attività. Vabbè, qui vediamo, diciamo, come sono strutturati. Questo ve lo Ecco, la figura professionale, questa è interessante secondo me, perché innanzitutto è un riconoscimento a carattere nazionale, quindi una figura il cui diploma, tant'è che noi quando partecipiamo, diciamo, alle commissioni esaminatrici dell'esame finale, insomma, che poi rilascia il titolo, in effetti poi la figura, anche qui, la funzione dell'istituto partecipante è fondamentale, perché alla fine il riconoscimento del titolo, insomma, avviene attraverso diciamo, il ministero, e quindi, diciamo, la parte dell'istituto scolastico. Quali sono le funzioni di questa figura professionale? Ecco, anche solo l'ultima, per esempio, il ruolo di energy manager nei fabbricati civili e industriali, credo sia un elemento interessante, oppure la gestione e l'esercizio della manutenzione degli impianti, verifiche strumentali, insomma, è quello che si suol dire un super perito, fondamentalmente, che svolge questo tipo di attività. Ricordo che l'ITS, cioè il diplomato ITS, non è un laureato.
però perché appunto svolge un percorso di un paio d'anni, però stiamo lavorando sia a livello nazionale che poi con diciamo anche a livello poi interno regionale per fare in modo che ci sia un riconoscimento di crediti, cioè per chi eventualmente dopo l'ITS volesse proseguire il proprio percorso formativo andando all'università. Anche qui stiamo, cioè nella stessa buona scuola un certo numero di crediti riconosciuti probabilmente verrà rivisto perché diciamo qualcuno ha ritenuto che fossero eccessivi, però insomma è una fase nella quale ci stiamo lavorando, però anche qui siamo sempre in una logica di passerella, di opportunità di chi vuole continuare a studiare, a formarsi, di non come dire lasciare da parte quello che ha studiato, ma capitalizzarlo in percorsi di ulteriore approfondimento formativo. Come vi dicevo, ecco, nei percorsi il placement arriva a circa l'80%, e questo credo che sia, come dire, un risultato che parla da solo su questo tipo di politiche, ed è per questo che continuiamo ad investire. Ovviamente è un tema, siccome stiamo facendo un monitoraggio generale, l'Indire, anche la premialità che è stata data vede questo approfondimento sul placement e viene dato un certo punteggio su questo aspetto. Ovviamente non tutto il placement è uguale, cioè uscire da un percorso ITS e avere un tirocinio non vuol dire avere un placement positivo, bisogna avere perlomeno un tempo determinato o comunque diciamo un contratto a tutela crescente. Insomma, noi miriamo a questo, miriamo al massimo, e quindi anche nelle valutazioni che verranno fatte negli anni prossimi da Indire questo aspetto viene molto pesato e sarà dato anche sarà analizzato proprio nel dettaglio qual è proprio l'uscita formativa. Non so perché, vabbè, comunque io volevo ringraziare, chiudo il mio intervento, vorrei ringraziare la dottoressa Basilico che mi ha supportato nella elaborazione di queste slide, e ovviamente vi ringrazio dell'attenzione. Credo che sia, diciamo, sicuramente una politica ancora da sviluppare, e spero insomma che anche sulle energie ambienti ci sia la possibilità di capitalizzare anche queste esperienze, magari creando delle sinergie con questi soggetti, perché come vedete le attività di Erasmus vengono fatte, e diciamo svolgerle tutti insieme credo che sia, in una fase come quella dove le risorse sono sempre più scarse, credo che sia un elemento fondamentale. Vorrei lasciare proprio un minuto per la dottoressa Basilico per intervenire, se me lo consentite, perché appunto è lei la persona che gestisce. Purché sia davvero un minuto, perché dopo è dimostrato che dopo un po' di tempo l'attenzione, sì, anche come quando si studia, se ogni tanto c'è bisogno di fare una pausa. Io non vorrei aspettare troppo per fare un'altra pausa. Prego, vai, no, vai, va, vai, bene. Vai, va benissimo. Una cosa, anche un invito al presidente dell'Estra, perché gli ITS non sono una scuola, sono molto di più e sono una cosa diversa, ma non sono nemmeno un'università. Il presidente dell'Estra ha introdotto questa giornata con mio grande piacere dicendo che ci sono imprese che chiedono personale qualificato soprattutto in questo settore, e soprattutto personale qualificato tecnico dal punto di vista anche tecnologico in quei settori che sono i settori del futuro, sono i mestieri del futuro come l'energia, l'ambiente e via dicendo. Ci sono quindi, c'è una necessità dei vari stati in Europa di dare una risposta ai giovani per dare delle opportunità e alle imprese per dare una risposta in termini di personale qualificato. Gli ITS sono nati per questo, e quindi gli ITS hanno all'interno una forte, fortissima integrazione con il mondo del lavoro. È una prima fase sperimentale che si è chiusa in 3 anni nel governo italiano che li ha introdotti. La collega ci chiamava storici, ma esistiamo da 3 anni, quindi sostanzialmente, esatto. E ovviamente noi che siamo nei vari temi, siamo l'Istituto dell'Energia e dell'Ambiente, il tema in particolare sono l'ottimizzazione dei consumi energetici e le fonti di energia alternative. Fanno i nostri studenti un percorso post diploma, quindi arrivano all'ITS già diplomati. E poi sostanzialmente in questo percorso ci sono
3-4 elementi fondamentali che lo contraddistinguono. Uno è la forte attività e la caratteristica attività tecnico-pratica con i laboratori che avete visto. Cioè lo studente esce pronto all'uso per il lavoro, i laboratori sono tutto a uso professionale, e poi la progettazione di questi percorsi viene fatta con le imprese e il metodo e il percorso di un ITS è tale perché è anche flessibile all'esigenza dell'impresa, quindi noi abbiamo nella nostra partnership, poi il governo ha voluto che si costituissero proprio in forma mista, in pubblico privato, abbiamo delle imprese del settore, io faccio nomi, ABB, la ex Power One, un'azienda del gruppo Estra, della territoria, esatto, e quindi i nostri studenti fanno una parte di attività, laboratorio, visite, eccetera, e poi fanno questa fase di alternanza che in 2 anni non è poco, 6 mesi. Noi abbiamo scelto di farlo fare anche in metà all'estero, con il programma LLP, l'attuale programma Erasmus, perché abbiamo visto intanto che la figura trova assorbimento sul territorio, perché le imprese chiedono quel tipo di qualifica, ma chiedono non solo la qualifica tecnica dei giovani, ma chiedono competenze trasversali, quelle la capacità di problem solving, creatività e via dicendo. Quindi, se questo è, io ti assunto in 2 minuti, un invito anche a continuare e collaborare con un'azienda come Estra, che è molto sensibile alla formazione dei giovani. Noi ci crediamo tantissimo e abbiamo visto che questi settori sono davvero una concreta opportunità per i ragazzi. Ecco. Grazie, grazie, molte grazie.